Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, iniziamo oggi il mese di giugno all'insegna del Sacro Cuore di Gesù. Sacro Cuore di Gesù che per noi è ristoro, e dice il Signore: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo e imparate da me, che sono umile di cuore, mite ed umile di cuore. Il mio giogo infatti è leggero, il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Il Signore ci invita allora in questo mese in particolare a entrare sempre di più nel suo Sacro Cuore, in particolare per adorarlo, per stare con lui, come l'Apostolo Giovanni che chinò il suo capo sul petto del Signore. E così anche noi dobbiamo coltivare sempre questo atteggiamento di riposare sul petto di Gesù, soprattutto in mezzo a tanti affanni della vita, in mezzo a tante prove, in mezzo a questa situazione anche di sofferenza che stiamo vivendo, ma sappiamo nella fede che nulla accade per caso. E allora ogni volta che ci sentiamo affannati, ogni volta che sentiamo venire meno le forze, la speranza, ogni volta che Satana ci opprime con i suoi pensieri, allora dobbiamo ricorrere a Gesù e riposare sul suo Sacro Cuore, entrare nel suo cuore. Solo lì potremo trovare ristoro. Diceva Padre Pio ai suoi figli spirituali, diceva tante volte: che ve ne fate del conforto degli uomini? Andate da Gesù sacramentato se possibile, ma se no da Gesù in ogni luogo, andate da Lui e troverete la pace, troverete il ristoro, troverete la forza. Tante volte noi cerchiamo consolazioni, cerchiamo tante cose che fanno parte di questa vita, ma non le troviamo. Gli uomini ci deludono, anche diciamo tante volte rimaniamo delusi anche da coloro che in cui avevamo posto la nostra fiducia, ma perché questa è la natura umana, fa parte della natura umana che è imperfetta. È solo Gesù, solo Dio è perfetto, solo Lui non ci può mai deludere, solo Lui può sempre rispondere al nostro cuore e dare la risposta giusta, solo Lui ci può dare sempre nuova forza per andare avanti nel cammino. Quindi il primo atteggiamento da coltivare è quello della adorazione, adorare il Sacro Cuore di Gesù e riposare in Lui. Molte volte anche è bello non dire niente, è stare davanti a Gesù, idealmente stare sul suo petto in silenzio, è stare in silenzio, riposare in Lui, ritrovare così la pace, la serenità e la forza. E il secondo atteggiamento naturalmente è quello della riparazione. Il Signore ci chiede di riparare ai tanti peccati di ingratitudine, ai tanti peccati di mancanze di corrispondenza alla grazia, ai tanti peccati anche che abbiamo commesso magari nella vita passata e che abbiamo anche vinto con una vita di grazia e di preghiera, ma bisogna sempre vigilare e bisogna sempre riparare. E il Signore cerca delle anime riparatrici, anime che possano riparare innanzitutto dai peccati personali, dalle ingratitudini personali, ma soprattutto dai peccati che di più affliggono il Sacro Cuore di Gesù, quei peccati che sono i peccati del mondo, possiamo dire innanzitutto l'apostasia della Chiesa e il peccato del mondo, che è quello del rifiuto di Cristo, del rifiuto della sua parola, come dice anche l'Apostolo Giovanni nel prologo al Vangelo: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. E così il mondo non accoglie il Signore, non accoglie il messaggio della salvezza, non accoglie Gesù come l'unico Salvatore, e questo è causa di dolore per il cuore di Gesù, specialmente per quei cristiani che lo hanno rinnegato, che hanno apostatato, che hanno deviato dal cammino e che sono indifferenti al dono ricevuto, specialmente al dono del battesimo, il dono dello Spirito Santo,
che ci è dato per la nostra salvezza e perché diventiamo testimoni dell'amore di Dio nel mondo, testimoni di quello che Lui ha fatto e continua a fare sempre per noi. Quindi dicevo, due atteggiamenti fondamentali sono quello della adorazione e quello della riparazione, così come anche il Signore ha chiesto più volte nelle rivelazioni private e specialmente a Santa Margherita Maria Alacoque, il Signore ha chiesto di coltivare la riparazione per le offese che il suo cuore divino riceve incessantemente a causa dei peccati degli uomini, a causa delle nostre ingratitudini. E in questo mese reciteremo allora, in particolare nella preghiera del Rosario comunitario, reciteremo le litanie del Sacro Cuore di Gesù al posto delle litanie lauretane, che poi reciteremo in altro momento o personalmente, per coltivare la devozione al Cuore di Gesù con lo scopo proprio di consolare, di riparare alle offese che subisce il Cuore di Gesù e consolare in questo modo il suo cuore, meditando tutti quegli attributi, quelle espressioni che sono caratteristiche del suo cuore divino. Ed è molto bello meditare queste litanie. Io lo faccio proprio dal giorno in cui abbiamo celebrato la prima messa in questa cappellina dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Ho preso questo impegno di recitarle tutti i giorni e le recito specialmente dopo i misteri dolorosi, o se no in altri momenti se non è possibile, ma ne sperimento veramente la forza, ne sperimento l'efficacia, e quindi consiglio a tutti di coltivare questa devozione in particolare. Le litanie si possono anche recitare insieme a qualche altra devozione, qualche altra coroncina, come coronamento di quella pratica devozionale. E poi anche vedremo se fare magari una novena oppure un triduo di preparazione poi alla festa del Sacro Cuore di Gesù, sempre a Dio piacendo, naturalmente mettendo sempre tutto nelle sue mani. E quindi questo mese, ecco, dobbiamo in particolare prendere questo impegno di coltivare noi stessi per primi sempre meglio, sempre più la devozione al Sacro Cuore di Gesù, sperimentarne i benefici, sperimentarne l'efficacia, sperimentarne le grazie e poi diventarne promotori, diventarne testimoni, diventare apostoli del Sacro Cuore di Gesù. E oggi, ecco, è la festa anche di Sant'Angela Merici, lei che è vissuta a cavallo tra 1400 e 1500, ci troviamo in Lombardia, in provincia di Brescia, e Sant'Angela Merici ha istituito una congregazione religiosa dedicata a Santa Orsola, sotto la protezione di Sant'Orsola, da cui prende il nome di Orsoline. E lei si è dedicata soprattutto all'educazione delle giovani affinché diventassero delle spose cristiane, delle spose secondo il cuore di Dio. E già, pensate, nel 1500, all'inizio del 1500, Sant'Angela Merici vedeva la radice del male della società. Diceva: se ci sono famiglie non sane, ecco che la società diventa una società malata. E diceva: quante poche madri cristiane ci sono oggigiorno. Pensate, nel 1500 Sant'Angela Merici già diceva queste cose. Cosa dovrebbe dire oggi, dove la famiglia cristiana si è sfaldata, dove la famiglia cristiana diciamo sopravvive solo a volte con etichetta, ma non in sostanza, dove la famiglia cristiana vive molte volte di apparenza, ma non si prega in casa, non si testimonia la fede, non si insegna ai figli la fede. Ma grazie a Dio, ecco, ci sono anche oggi tante famiglie belle, ma sono naturalmente una piccola minoranza rispetto al totale. E allora Sant'Angela Merici ci a questo, all'importanza della famiglia come cellula della società, all'importanza della famiglia cristiana come, appunto, lei diceva, per migliorare non solo la Chiesa, non solo il corpo ecclesiale, il corpo mistico di Cristo, ma tutta la società. E soprattutto, se la famiglia vive in modo cristiano, vive secondo i principi
del Vangelo vive soprattutto nella preghiera, ecco che allora nascono vocazioni, nascono santi, nasce una società migliore, una società che si impegna anche e soprattutto nelle opere della carità, poiché la fede si invera sempre nelle opere della carità. E diceva Sor Lucia di Fatima, la battaglia finale tra Dio e Satana, dice la Madonna, riportava un pensiero della Madonna, la battaglia finale si giocherà proprio sulla famiglia e sulla vita. La famiglia e la vita sono i cardini di tutto, e se vengono meno questi, ecco che allora tutto si sgretola, tutto si dissolve e entra il relativismo, entra appunto Satana facilmente. Vediamo oggigiorno come la vita sia attaccata, soprattutto dal suo inizio, quanti aborti ormai non si contano più, i milioni, miliardi di aborti ormai che vengono perpetrati nel mondo, e anche la vita è attaccata al suo tramonto. Pensiamo anche alla legalizzazione della eutanasia, che è un peccato contro Dio, solo Dio è il padrone della vita e della morte, ma la Chiesa, naturalmente la falsa Chiesa, non alza più la voce su queste tematiche, anzi vengono benedetti addirittura gli abortisti, vengono benedetti coloro che portano avanti politiche abortiste, e da questo siamo veramente scandalizzati, ma da queste cose si manifesta anche la Chiesa che è falsa. Giovanni Paolo II alzava la voce per richiamare al delitto di aborto, per richiamare i comandamenti di Dio, e anche Papa Benedetto alzava la voce, e allora capiamo bene che questi sono tutti segni che ci confermano che stiamo vivendo proprio i giorni dello scatenamento finale, della battaglia finale tra Dio e Satana. E Satana attacca soprattutto la famiglia cristiana, perché la odia, e attacca la vita, e quindi vediamo anche quante famiglie si sfasciano, si sfaldano, proprio perché manca la preghiera. Ma lì dove c'è la preghiera, dove c'è la vera fede cristiana, ecco che quelle famiglie diventano veramente delle fortezze, diventano indistruttibili, come il Vangelo stesso ci dice, quelle famiglie diventano come la casa sulla roccia, che quando arrivano le tempeste, gli uragani, quando arrivano le intemperie, quelle case rimangono salde, rimangono in piedi, perché la roccia è Cristo, la roccia è la parola di Dio. E oggi infine un ultimo pensiero, il mattutino stamattina ci presentava la seconda lettera di Giovanni, uno scritto molto breve, di un capitolo solo, composto di pochi versetti, una quindicina di versetti, e San Giovanni parla ad una signora che si chiama Eletta, ma questa signora è simbolo di una comunità ecclesiale, e San Giovanni, parlando a questa signora Eletta, innanzitutto loda questa comunità perché hanno aderito alla verità, perché camminano bene nella fede, nella verità, e li esorta ad andare avanti nella fede, a crescere nella fede, a crescere nelle virtù, a crescere nelle opere di carità, ma poi mette in guardia gli appartenenti a questa comunità dicendo: state attenti, perché in mezzo a noi sono sorti molti seduttori che seducono le anime, che allontanano le anime dalla verità, molti seduttori che sono anticristi, che sono coloro che negano che Dio è venuto nella carne, negano l'incarnazione di Gesù Cristo. E già alla fine del primo secolo si presentavano le eresie di docetismo, quelle eresie che insegnavano falsamente che Gesù è Dio, ma ha preso la carne, ha fatto finta di prendere la carne umana, l'ha presa in apparenza, ma poi l'ha lasciata, e quindi è un'eresia contro il dogma della incarnazione e contro i dogmi che riguardano la Trinità. E allora capiamo bene che l'Apostolo Giovanni diceva: state attenti, sono sorti molti seduttori che negano che Gesù è Dio, che Gesù è il Figlio di Dio venuto nella carne, negano l'incarnazione del Figlio di Dio. State attenti, con loro non dovete avere nulla a che fare, non mangiate insieme, non accoglieteli in casa, non salutateli nemmeno,
per non essere partecipi delle loro opere. Ecco, quanto è attuale questo messaggio anche per noi oggi. Anche oggi ci sono molti anticristi, anche oggi ci sono molti seduttori che negano che Gesù è il figlio di Dio, che è l'unico salvatore, ma questi seduttori, questi anticristi sono entrati nella Chiesa, sono dentro la falsa Chiesa, fino al soglio di Pietro, che è stato usurpato da Bergoglio, il quale menzognero come è, non crede nella divinità di Cristo. Bergoglio nega i dogmi della fede, li smantella, ed è lui, ecco, possiamo dire un anticristo in questo senso, proprio perché è menzognero. È lui che ha usurpato il trono di Pietro sapendo di non essere il Papa, lui che sta portando la Chiesa alla deriva, all'apostasia, e ha istituito una nuova Chiesa, quella Chiesa che noi chiamiamo, secondo le profezie, falsa Chiesa, Chiesa delle tenebre, sinagoga di Satana, Chiesa che appunto è il corpo mistico dell'Anticristo, come ci ha detto anche Don Alessandro nella bellissima catechesi di ieri sera, molto, molto attuale, molto esplosiva. E dobbiamo sempre tenere presente questo, che coloro che negano che Gesù Cristo è l'unico Dio, l'unico Salvatore, negano la Trinità e sono degli anticristi, cioè coloro che lavorano contro Cristo. Dice l'Apostolo Giovanni, ripeto, con gli eretici non dovete neanche avere a che fare, non dovete sedere alla stessa tavola, non dovete accoglierli in casa, non dovete nemmeno salutarli. Ecco, questo messaggio allora è chiaro anche per noi oggi. Oggi noi siamo clandestini, ci siamo staccati dalla falsa Chiesa, stiamo subendo delle sanzioni ingiuste, ma le stiamo subendo proprio perché non vogliamo farci partecipi della menzogna, dell'apostasia, dell'eresia. Non vogliamo avere nulla a che fare con coloro che lavorano contro Cristo, con coloro che predicano un Vangelo nuovo, con coloro che cercano di ridurre il cattolicesimo a una religione qualsiasi, smontandone i dogmi principali. E Bergoglio, in questo abbiamo visto, in questi 10 anni è maestro, proprio perché va a mettere il dubbio sui dogmi, se non a negarli proprio in modo esplicito. Leggevo proprio oggi anche un articolo, no, di qualche giorno fa, dove Bergoglio ha parlato di Gesù e Buddha, ma ne ha parlato quasi come se fossero sullo stesso livello, proprio perché doveva parlare a una delegazione di buddisti. Ma se leggiamo quegli interventi, ci accorgiamo che Gesù viene ridotto a un personaggio qualsiasi. Non c'è nessuna supremazia di Gesù. Gesù è come Buddha, uno che cercava la non violenza, uno che appunto era pacifista, ma Gesù non era pacifista. Gesù ha detto: io sono venuto a portare la divisione, e questa divisione dipende dalla non accoglienza della sua persona, dalla non accoglienza del suo messaggio. Se il mondo avesse accolto la verità, avesse accolto la sua persona, ci sarebbe la pace, ma siccome il mondo si ostina a non accogliere il Signore, ecco che allora è necessaria anche la divisione, necessaria la guerra. Gesù non era un pacifista, figlio dei fiori, uno che predicava una filosofia ascetica come Buddha, ma Gesù è Dio, è il figlio di Dio che solamente poteva toglierci il peccato, è colui che toglie il peccato del mondo, l'agnello di Dio. E Gesù è Dio stesso, venuto nella carne. E allora quando una chiesa che si dice essere cattolica, la Chiesa di Cristo, predica in questo modo, capiamo bene che è apostata. È apostata, non solo eretica, ma ormai c'è l'apostasia anche nella Fratelli Tutti. Lo disse anche Monsignor Viganò, tra l'altro, disse nel documento di Abu Dhabi: c'è non solo l'eresia ma anche l'apostasia. E sono parole di un certo peso, sono parole pesanti. Quando Bergoglio dice che tutte le religioni sono uguali, che è una sapiente volontà di Dio che ci siano tutte le religioni, sta negando la parola di Dio, sta negando la tradizione, sta negando l'identità cattolica. E allora capiamo bene che questa è l'apostasia della fede, quella di cui parlava e parla
il segreto, il messaggio nascosto di Fatima, la terza parte, la terza parte del segreto di Fatima. E allora, dicevo, dobbiamo essere più che mai prudenti, vigilanti, come le vergini del Vangelo, ecco, le lampade accese. La lampada per noi è la fede, la luce è la fede alimentata dall'olio della fede, che non deve estinguersi. E allora teniamo alte, accese le nostre lampade, e viviamo con questo atteggiamento di vigilanza, con questo atteggiamento di prudenza, nell'attesa del Signore, nell'attesa della sua manifestazione, nell'attesa che Lui possa intervenire per separare la vera Chiesa dalla falsa Chiesa e separare il suo popolo eletto e separarlo per sempre da coloro che invece ingannano i fedeli. E anche leggevo ieri, sempre non a caso, leggevo che Bergoglio ha fatto un libro per il mese mariano, una raccolta di pensieri mariani per il mese di maggio. Non so se è uscito in questi giorni o se era già uscito, ma ho letto il post proprio oggi, e Bergoglio intitola questo libro Maria donna normale, Maria donna normale. Ma proprio ieri lo dicevo nella messa, dicevo, questi sono i titoli che la falsa Chiesa attribuisce alla Vergine Maria: donna comune, donna normale, donna della porta accanto, solacium migrantium, addirittura la Madonna ha meticciato Dio, espressioni di questo tipo che sono più che altro non solo erronee, ma sono delle vere e proprie blasfemie. E dicevo, Bergoglio intitola questo libro Maria, donna normale, ma la Vergine Maria non è una donna normale, la Vergine Maria è una donna speciale, è la madre di Dio, e non è una donna normale proprio perché ha avuto il compito di schiacciare la testa del serpente, di vincere questa falsa chiesa. Che questo messaggio arrivi a Bergoglio e a tutta la sua cricca di cardinali e vescovi: la Vergine Maria non è una donna normale, la Vergine Maria ha avuto il compito di schiacciare la testa al serpente, di vincere tutte le eresie, e la Vergine Maria ha il compito di guidare la vera Chiesa di Cristo, di prenderla per mano e di portarla sulle vie della santità, sulle vie della salvezza. La Vergine Maria vi sconfiggerà, la Vergine Maria metterà in luce dove sta la verità e dove stanno le menzogne. E allora, dicevo, rimaniamo più che mai con la lampada accesa della nostra fede, poiché il Signore ci ha chiesto, quando il Figlio dell'Uomo tornerà, troverà la fede sulla faccia della terra. Non ci ha chiesto altro, il Signore ci chiede di avere una fede indefettibile, una fede forte, e specialmente in questi momenti di prova, in questi momenti dove andiamo sempre di più verso una clandestinità, in questi momenti dove ci sembra a volte tutto perduto, ma se guardiamo nella fede vediamo già la vittoria e già intravediamo i segni della vittoria, quella vittoria che già sperimentiamo nel cuore, poiché è la parola del Signore che ci è giunta attraverso la Vergine Maria: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.